Appena dopo la partenza a Roma c'erano i fotografi che mi hanno chiesto di andare vicino a Froome così in modo da fare la foto del primo insieme all'ultimo della classifica. Io gentilmente gli ho chiesto, guarda, non voglio disturbarti, però mi hanno chiesto i fotografi così e lui mi fa, sì, non c'è problema. Mi fa, ma tu sei l'ultimo? Gli ho fatto, purtroppo sì. E lui mi ha detto, guarda, meglio ultimo che in mezzo. Se non sei primo è meglio ultimo. Quest'anno com'è stata? Più Più dura dell'anno scorso. dura dell'anno scorso, Sì. addirittura. No, cioè più che altro siamo andati molto più forti secondo me dell'anno scorso. Perché io, a parte il percorso che può essere duro o meno, la corsa la fanno sempre i corridori. E Certo. quest'anno, a mio avviso, cioè, non c'è mai stato un attimo in cui si è detto vabbè, oggi arriva la fuga, si va tranquilli e basta. Non c'è stato mai un giorno tranquillo, quindi è stato molto più duro rispetto all'anno scorso. L'anno scorso ti dico, l'ho fatto più per un discorso mediatico, cioè più studiata tra virgolette. Quest'anno è arrivata un'altra volta, però non è che era quello che Non era volevo. voluta. No, quest'anno no. Però ti dico, viene apprezzato anche l'ultimo perché alla fine fa comunque fatica come gli altri. Sì, Poi a più me di mi me. aiuta anche il nome, il cognome, scusa. Sì, Quello certo. non lo nascondo. Però sì, leggere il proprio cognome scritto per terra, essere acclamato comunque. Anche se sei ultimi è bello, perché Lo abbiamo piace. fatto nella prima parte il nostro lavoro per Marezco, che va Sì. secondo, quarto e sesto, magari se fosse arrivata una vittoria anche senza gli altri piazzamenti sarebbe stato meglio. E poi vabbè, quando abbiamo perso Marezco e Zardini che sull'Etna abbiamo provato ad attaccare da lontano, ma la fuga non arrivava e una volta che è arrivata il mio compagno di squadra ha fatto decimo, io sono andato in crisi.